Si apre una settimana decisiva per la manovra in vista della presentazione della nota di aggiornamento del DEF, il documento di economia e finanza. Il Premier Conte chiede al ministro dell'economia Tria misure coraggiose ed espansive. Il leader della Lega, Salvini, rilancia sulla riforma delle pensioni, mentre Di Maio promette reddito e pensioni di cittadinanza in deficit. Scoppia un nuovo caso Aquarius. L'imbarcazione gestita dalle organizzazioni non governative Medici Senza Frontiere o SOS Mediterranea. L'autorità marittima panamense infatti ha avviato l'iter per toglierle la bandiera, rischiando così di farla diventare una nave pirata. Per le ONG è colpa delle pressioni del governo italiano. Il Viminale smentisce. Sicurezza e migranti sono i temi del decreto che oggi approda in Consiglio dei Ministri. Silvio Berlusconi è pronto a tornare in campo e ha annunciato di voler correre alle europee del prossimo anno. Da Fiuggi ha anche criticato Salvini a uscite sgradevoli sull'alleanza del centrodestra. Ha attaccato il Movimento 5 Stelle: sono pericolosi, peggio della sinistra. E sulla manovra ha avvertito: se alzassimo il deficit sarebbe un disastro. E poi c'è il calcio, con due reti nel finale della partita con il Frosinone. La Juventus resta a punteggio pieno. L'unica squadra a rimanere in scia dei bianconeri è il Napoli, vittorioso in casa del Torino e a tre punti dalla capolista. Invece è crisi nera per la Roma, sconfitta anche a Bologna, a rischio esonero di Francesco. La Lazio vince con il Genoa, mentre il Milan è costretto al pari dall'Atalanta. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Allora, è una settimana politicamente molto importante. Oggi c'è un Consiglio dei Ministri che dovrà discutere anche del decreto sicurezza e migranti, ma questa è soprattutto la settimana in cui si dovrebbe definire la nota di aggiornamento del DEF, il documento di economia e finanza, quindi le linee guida di una complicata manovra, la prima del governo fra Lega e Movimento 5 Stelle. Servono misure espansive, queste le richieste dei due partiti, mentre il ministro dell'economia Tria per il momento tiene il punto su quell'1,6% nel rapporto fra deficit e PIL. È d'accordo con questo. Mandare in pensione la gente. A 70 anni è sbagliato, la legge Fornero ha rovinato milioni di italiani e per cancellarla faremo uno sforzo più pesante tra i 6 e i 7 miliardi. Matteo Salvini, anno nell'arena di Massimo Giletti, ha rilanciato ancora una volta l'obiettivo centrale della Lega e alla vigilia della settimana cruciale per il varo della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza insiste sull'indirizzo della manovra che verrà. Gli italiani meritano coraggio, le ultime manovre economiche non sono servite a niente. Con la Commissione europea vogliamo dialogare, ha detto il vice premier, dunque ci lascino lavorare. Anche il presidente del Consiglio Conte ha cercato di smorzare i toni dopo le polemiche innescate dalle dichiarazioni del portavoce di Palazzo Chigi, Casalino, contro i tecnici del Ministero dell'Economia. Ho piena fiducia nel ministro Tria e nelle strutture amministrative del MEF, ha assicurato Conte, che ovviamente punta a compattare il governo e ad elaborare un piano condiviso dei conti pubblici in vista della manovra. Al centro c'è sempre la questione della soglia del deficit che Lega e 5 Stelle vorrebbero ampliare per dare risorse ai provvedimenti del contratto di governo. Il problema è farlo restando nelle regole di Bruxelles. E una strada in questo senso l'ha indicata il ministro Paolo Savona. Se si usano 16 miliardi per gli investimenti con un leggero sforamento sul deficit, ha detto, la crescita può salire al 2% e a quel punto rispettare i parametri europei diventerebbe più semplice. Eh sì, ma non c'è solo questo, perché l'altro vice premier, Di Maio, promette ancora novità. La più importante è quella per i rimborsi a tutti i truffati per le banche. Sarebbero altri soldi da trovare per il ministro Tria, ma per il governo nel suo complesso. Governo che oggi discuterà, ed è molto atteso, anche il famoso decreto sicurezza e migranti. Proprio sui migranti c'è la nuova polemica di giornata che riguarda nave Aquarius. La ricorderete, quell'imbarcazione che nel Mediterraneo ha recuperato con tante tensioni negli ultimi tempi molti migranti, mettendosi in scontro diretto con il Viminale. Bene, Aquarius rischia di perdere la bandiera di Panama e diventare di fatto una nave pirata.
È il giorno del decreto sicurezza e immigrazione. Alle 10 in Consiglio dei Ministri approda il provvedimento tanto caro al Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Ne ha esposto le linee guida ieri sera sulla 7 nel corso della prima puntata stagionale di Non è l'Arena. Mettiamo un po' di regole di quelle giuste, ha detto il Ministro intervistato da Giletti. La novità più importante riguarda sicuramente la possibile abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Al suo posto dovrebbe comparire il permesso per meriti civili, per cure mediche o nel caso in cui il paese di provenienza sia colpito da una calamità naturale. L'ultimo rinvio nella presentazione del decreto in Consiglio dei Ministri, era previsto per giovedì scorso, è dovuto ad alcune limature nel testo per evitare eventuali vizi di incostituzionalità. La stretta alle richieste di asilo potrebbe riguardare anche i profughi che tornano a trovare i familiari nel loro paese d'origine. Tra le altre misure anche la revoca dello status di rifugiato per chi subisce condanne per reati gravi come violenza sessuale, spaccio di droga e violenza pubblico ufficiale, oltre al raddoppio dei tempi fino a 180 giorni per trattenere i migranti nei centri di permanenza. Ma sul fronte migranti Salvini ha risposto alle accuse di Medici Senza Frontiere e SOS Mediterranee. Per le due ONG la nave Aquarius 2 è stata cancellata dal registro navale di Panama su pressione del governo italiano. Non so neanche quale prefisso ha Panama, non saprei neanche chi chiamare a Panama onestamente. Quindi le rimanda al mittente. Rimanda al mittente sì, questa accusa. Fanno, ma se fanno i furbetti, prima o poi i furbetti, tu lo insegni nelle tue trasmissioni, li smascheri. A metà agosto all'imbarcazione dell'ONG era stata ritirata la bandiera di Gibilterra dopo lo sbarco a Malta. Poi, dopo aver modificato il nome e aver preso la bandiera di Panama, era tornata in mare. Nelle ultime ore Aquarius 2 ha salvato altre 47 persone al largo di Zuara, 17 sono minori e 2 donne in stato di gravidanza, 11 migranti erano stati recuperati giovedì scorso sempre nella zona SAR, ricerca e soccorso libica. Aggiungiamo che il Consiglio dei Ministri naturalmente ha da varare definitivamente anche il famoso decreto sul ponte di Genova città, nella quale oggi sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poi quel decreto dovrà firmare. A proposito però di sicurezza e di altro, c'è stata ieri un tentativo di rapina in Abruzzo che ha fatto molto discutere. La banda dei 4 malviventi che si è introdotta in una villetta di Lanciano ha infatti malmenato con grande violenza i padroni di casa, un medico e la moglie. Alla moglie è stato addirittura mozzato un orecchio. Davanti a tanta violenza ero convinto che mi avrebbero ucciso. Carlo Martelli, 69 anni, noto chirurgo cardiovascolare in provincia di Chieti, fondatore dell'associazione ANFAS, parla dal letto dell'ospedale. È ricoverato in osservazione. Alla moglie Niva Bazzane, i rapinatori hanno tagliato il lobo dell'orecchio destro, illeso il figlio disabile. Nella notte di sabato a Villa Carminiello a Lanciano, in 4 incappucciati sono entrati in casa, probabilmente attraverso una grata simile ad un boccaporto che collega l'esterno alla cantina sottostante, e da lì sarebbero saliti ai piani superiori. I coniugi sono stati tenuti in ostaggio per più di 2 ore da uno di loro, mentre gli altri 3 cercavano la cassaforte. Non hanno trovato nulla, da qui la inaudita violenza. Si sono scatenati con furia contro il medico ed hanno reciso l'orecchio alla moglie con una piccola roncola trovata nella taverna. Se non ci date bancomat e carte di credito la facciamo a pezzetti. A quel punto si sono allontanati con l'auto della donna per prelevare il denaro e poi sono fuggiti con la macchina che non è stata ancora ritrovata. Dopo 2 ore l'uomo è riuscito a liberarsi dalle fascette con cui era stato legato e ha dato l'allarme al fratello che abita nella villa accanto. Gli investigatori della squadra mobile di Chieti stanno esaminando le immagini delle telecamere della zona che alcuni vicini avevano installato nei mesi scorsi dopo numerosi furti, ma al momento non c'è traccia dei rapinatori. A onor del vero, i furti sono in diminuzione costante negli ultimi anni. L'ultima notizia di cronaca che vi do è questa che riguarda l'Andrangheta. I carabinieri di Reggio Calabria stanno eseguendo dei fermi nei confronti di appartenenti alla Cosca Alvaro di Sinopoli, secondo gli inquirenti in grado di influenzare l'assegnazione di appalti pubblici, e tra i fermati c'è anche il sindaco di un comune aspromontano e 2 imprenditori. Poi c'è la politica. Ieri Berlusconi è tornato a parlare a Fiuggi e ha annunciato che potrebbe essere candidato alle prossime europee.
Dopo mesi di silenzio, Silvio Berlusconi torna in campo e annuncia la sua candidatura alle elezioni europee del prossimo maggio. È quello che mi chiedono tutti, scandisce il leader di Forza Italia da Fiuggi al termine della convention organizzata dal numero 2 di Forza Italia, Antonio Tajani. Occasione per lanciare anche il suo manifesto della libertà, indirizzato al popolo dei moderati, che dovrebbe dare una nuova linfa non solo al partito ma all'intera alleanza di centrodestra attraverso una grande mobilitazione delle coscienze, dice, che rappresentano l'Italia seria, onesta, concreta e fattiva, ma che oggi non hanno una rappresentanza politica. Sotto i riflettori Berlusconi non perde occasione per lanciare i suoi strali contro i 5 Stelle, sono peggio della sinistra per incompetenza, ignoranza, invidia ed odio sociale, contro Luigi Di Maio, a capo di una parte del governo nemico della libertà, e contro il portavoce del premier Rocco Casalino, al centro delle polemiche per le minacce ai tecnici del Ministero dell'Economia. In una democrazia starebbe fuori con la valigia in mano. Poi l'avvertimento al ministro dell'economia Tria: se alzassimo il deficit e l'Europa dovesse respingerla, lo spread salirebbe, sarebbe un disastro. Nel mirino però finisce anche l'alleato di centrodestra Matteo Salvini. La Lega si è presentata con il nostro stesso programma, scritto al 95% da noi, puntualizza Berlusconi, chiaramente indispettito per l'uscita del leader del Carroccio alla manifestazione di Fratelli d'Italia, quando ha precisato che il vecchio centrodestra rimarrà solo per accordi locali. Sono uscite sgradevoli e non accettabili da parte nostra, puntualizza il leader azzurro, augurandosi che la luna di miele fra Lega e 5 Stelle finisca presto. Rispetto Berlusconi, ma col movimento ho preso un impegno di governo e se prendo un impegno lo rispetto, la replica di Salvini. Dal palco di Atreio anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, lancia un appello alle alleati per costruire un grande partito sovranista per rifondare il centrodestra. Quando saremo pronti potremo liberare Salvini dall'abbraccio con il Movimento 5 Stelle. Avete visto, abbiamo parlato molto dell'intervista di Matteo Salvini ieri sera a Nonella Arena, ospite di Massimo Giletti, ma Giletti ieri aveva anche un altro ospite molto atteso in esclusiva mondiale, ha parlato Jimmy Bennett, l'attore 22enne che ha confermato tutte le accuse ad Asia Argento. Dice: mi ha molestato sessualmente nel 2013 quando aveva appena 17 anni. Asia Argento mi ha violentato, è stato un rapporto completo, è l'accusa di Jimmy Bennett fatta alla 7 al programma di Massimo Giletti nell'Arena. L'attore e musicista ha raccontato senza lesinare particolari, con il suo legale al fianco, la sua versione dell'incontro avuto con l'Argento in un hotel di Marina del Rey in California nel 2013, quando aveva 17 anni. Ha appoggiato le mani sul mio corpo in modalità diverse, poi mi ha spinto sul letto, mi ha slacciato la cintura e i pantaloni. Ha detto Bennett, secondo il quale c'è una perfetta corrispondenza tra lo schema Argento e lo schema del produttore Harvey Weinstein. Anche Asia ha abusato del suo potere. I due avevano recitato insieme nel 2004 nel film proprio dell'Argento, Ingannevole, il cuore più di ogni altra cosa, in cui Bennett interpretava il figlio dell'attrice e regista italiana. Sul set la chiamavo mamma, rincara Bennett. Questo è il sentimento che ci ha legato dal primo giorno. Il nostro rapporto è sempre stato molto ravvicinato. Nel 2013 fu lei a propormi di vederci, continuava a inviarmi foto e bigliettini che scriveva dalla sua stanza dell'hotel. Il caso, esploso quest'estate, ha fatto il giro del mondo dopo le rivelazioni del New York Times, secondo il quale l'allora compagno dell'Argento, il cuoco Anthony Bourdain, aveva pagato $380.000 al giovane attore per tacitare le sue accuse nel periodo in cui l'attrice italiana a sua volta era divenuta una paladina del movimento MeToo contro gli abusi sessuali sui luoghi di lavoro a seguito delle accuse formulate insieme ad altre star di Hollywood contro il produttore americano e patron della Miramax, Harvey Weinstein. C'è un altro caso che ha fatto discutere ieri, l'aggressione a Firenze all'artista Marina Abramovic. Tra la folla c'era un uomo che aveva con sé un dipinto raffigurante il mio volto distorto. Pensavo fosse un dono, invece all'improvviso mi è venuto incontro velocemente e con forza mi ha colpito, ero sotto shock. Ha raccontato così Marina Abramovic, l'artista serba naturalizzata americana, che ieri è stata aggredita a Firenze durante l'ultimo giorno della sua mostra a Palazzo Strozzi degli Esposti. Il suo aggressore è stato subito identificato dalla polizia. Si tratta di un cittadino ceco di 51 anni, già noto per atti violenti di questo tipo. Tempo fa aveva aggredito un'altra artista con uno spray di vernice colorata. Nel 2014 invece era stato denunciato per atti osceni dopo essersi denudato in pubblico. Nel pomeriggio, poche ore dopo l'accaduto, l'uomo è stato rilasciato dalla questura senza essere denunciato per alcun reato, hanno spiegato gli agenti, soprattutto in mancanza di una querela da parte della persona colpita.
Inizialmente era stato valutato il reato di violenza privata, poi decaduto. Infatti, almeno per il momento, la stessa Marina Abramovic avrebbe confidato l'intenzione di non voler sporgere nessuna querela. La donna ha poi spiegato di non comprendere i motivi di tanto odio verso di lei ed è per questo che ha voluto incontrare di persona l'uomo per avere spiegazioni su quel gesto. Mi ha detto che l'ha dovuto fare per la sua arte, ha spiegato l'Abramovic ai giornalisti presenti. È la prima volta che mi succede una cosa del genere, quell'uomo non l'ho mai visto prima, per lui provo solo compassione, ha concluso l'artista, che sta bene e non ha riportato ferite. E ora siamo allo sport. Allora, la notizia è quella che la Juventus ha vinto solo nel finale in una partita che si annunciava molto facile, quella con il Frosinone. Ha sbloccato Cristiano Ronaldo all'81esimo, poi è arrivato il raddoppio di Bernardeschi. Ma la domenica, dietro gli juventini, 5 vittorie in 5 gare, c'è ancora una volta il Napoli. Ma la notizia è anche la crisi nera della Roma, sconfitta anche a Bologna. È Cristiano Ronaldo a dare il là al sofferto successo della Juve sul campo del Frosinone. Partita a senso unico, ma poche occasioni da gol e quasi tutte sui piedi di CR7, che dopo le parate di Sportiello e qualche errore di mira trova il gol che sblocca la partita all'81esimo. In pieno recupero poi il bel raddoppio di Bernardeschi. Con questo successo i bianconeri restano a punteggio pieno dopo 5 partite. Ma non perde contatto il Napoli, uscito vincente dall'insidiosa trasferta in casa del Torino. La doppietta di Lorenzo Insigne e Fran dal raddoppio di Verdi rende inutile quanto illusorio il momentaneo 2-1 di Belotti. Napoli che si mantiene così a 3 lunghezze dalla capolista Juve. Bel passo in avanti in classifica per la Lazio, che sistema già nel primo tempo la pratica Genoa. L'1-2 firmato da Caiseto e da Ciro Immobile rende inutile il gol all'inizio ripresa del solito Piontek. Qui fanno seguito le reti laziali di Sergei Milinkovic di testa e ancora di Immobile per la personale doppietta, che fissano il punteggio sul 4-1. Pirotecnico quanto palpitante il 2-2 di San Siro tra Milan e Atalanta. Subito in vantaggio i rossoneri grazie a un fantastico tiro al volo di Gonzalo Higuaín. Nell'intervallo Gasperini modifica l'assetto della sua squadra, che trova il pari a inizio ripresa grazie a un autogol di Calabria. Torna in vantaggio il Milan con un'altra bella rete realizzata da Jack Bonaventura, ma in pieno recupero il miracolo di Donnarumma su Zapata viene vanificato dal tocco a botta sicura con cui Rigoni regala il pari ai bergamaschi. Sprofondo giallorosso invece per la Roma in quel di Bologna. La squadra sembra non rispondere più alle sollecitazioni del suo tecnico Di Francesco e sblocca quella di Filippo Inzaghi, che ottiene così la sua prima vittoria stagionale. Il 2-0 è firmato da un gol per tempo di Mattiello e Santander, che acuiscono sensibilmente la crisi romanista, con la società che impone l'immediato ritiro in vista del doppio impegno casalingo contro il Frosinone e nel derby con la Lazio. Decisivi per le sorti del tecnico, mentre il presidente Pallotta dagli Stati Uniti si dichiara disgustato. Sale invece al 7° posto l'Udinese, che espugna il terreno del Chievo grazie ai gol nei minuti finali dell'argentino De Paul e di Kevin Lasagna. Per la MotoGP invece si correva in Spagna, gli italiani, così così, Dovizioso secondo, Ottavo Rossi, ha vinto Marquez, ma dopo un duello ancora una volta con Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo non cambia mai, in qualunque squadra si trovi a gareggiare. Nella sua costante ricerca di un nemico, ieri si è voluto concentrare su Marquez, accusato di avergli rovinato una gara che era iniziata da pochissimi metri. Rivedendo in TV il mio incidente, sembra che io sia caduto da solo, ma ha molto influito l'azzardo compiuto da Mark nei miei confronti. Nulla di nuovo dunque per un pilota che raramente ha avuto un buon feeling con il vicino di box. Stavolta, ecco la novità, i nervi sono a fior di pelle ancora prima di scattare la foto ufficiale della coppia Honda 2019. Pretende scuse pubbliche il ducatista, che ha vissuto una domenica da incubo dopo un sabato da favola con una magistrale pole position. Un dopogara agitato quello di Alcagnis, che non cancella i due responsi del Gran Premio. Il ruolo ormai stabile di Dovizioso come primo rivale di Marquez e il ritorno nei quartieri alti di Andrea Iannone. Gli spettacolari duelli visti ieri hanno entusiasmato pubblico addetti ai lavori, dando vita alla gara più spettacolare della stagione. Ed è un segnale positivo che della partita sia stato anche il pilota abruzzese. E non deve suonare casuale neanche il sesto posto di Aleix Espargaró con l'Aprilia, che sarà il prossimo approdo proprio di Iannone. Tanti spunti in un mondiale che, con Valentino Rossi sempre più in crisi, adesso fa rotta verso la Thailandia e, ma non è una novità, verso la sala dei trofei di Casa Marquez, distante meno di 200 km dall'autodromo di Aragona.
Allora, fra poco le previsioni meteo con Paolo Sottocorona, subito dopo c'è Omnibus. Gli ospiti di Alessandra Sardoni di oggi sono Marco da Milano, Fabrizio D'Esposito, Alessandra Ghisleri, Giovanni Minoli e Giuliano Zulin. Alle 13.30 la prossima edizione del telegiornale, noi invece ci vediamo domattina alle 7 con Omnibus News. Grazie e arrivederci.